abbiamo avuto il piacere di incontrare fortuitamente a San Salvo in una sua breve visita Sua Eccellenza Monsignor Santoro, il Vescovo dei Marsi, per noi l'indimenticabile Don Pierino. Eccellenza, qualche settimana fa lei è stato sulle cronache nazionali a seguito di un, mi permetto di dire, di un violento attacco fatto nei confronti dell'opera che lei svolge all'interno della sua diocesi. È apparso uno striscione, pare affisso a pochi metri dalla cattedrale di Avezzano, in cui c'era uno slogan, come dire, forse un po' d'antan, come dire, che io non mi permetto nemmeno di riproporre per non fare come troppo da gran cassa. Lo ripropongo io dopo. Vorrei che lei spiegasse un po' a tutti quanti noi il senso di quel gesto, se lo ha, ma soprattutto ci dica in quale maniera la Chiesa invece risponde accogliendo. Sì, bene, innanzitutto è un episodio a mio parere marginale, dico marginale anche che poi va riferito in un certo contesto nazionale. Marginale perché la Marsi, che è terra ospitale, ha una storia di ospitalità, una storia di accoglienza, ha una storia di cultura della fraternità. Ovviamente anche la Marsi, che in questo momento risente di alcuni echi, che stanno attraversando anche, direi, la storia del nostro paese. Detto questo, l'episodio credo sia noto. Davanti alla cattedrale è stato affisso uno striscione da parte di Forza Nuova che diceva: il vescovo aiuta i clandestini, invece noi aiutiamo il popolo. Ho risposto in maniera molto semplice, non rilasciando interviste, questa è la prima, anche direi da parte di realtà importante a livello nazionale, ho semplicemente detto: vada avanti con il Vangelo. E credo, questo credo che sia la risposta più vera, la risposta più autentica. Un Vangelo incarnato, un Vangelo che diventa cultura, un Vangelo che mi porta a dire, mi ha portato a dire alla mia stupenda realtà diocesana: aprite le parrocchie, aprite le nostre case affinché i nostri fratelli possano ricevere accoglienza, e non soltanto accoglienza ma anche dimensione educativa, dimensione direi fraterna, dimensione etica e culturale nello stesso tempo. Quindi marginale perché ovviamente l'episodio è rimasto fine a sé stante, non è stato assolutamente direi recepito dalla maggioranza del popolo, indubbiamente, però fa parte di un clima ed effettivamente quando ci si pone poi di fronte alle emergenze è inutile tapparsi le orecchie, è inutile poi alimentare polemiche faziose, ci viene chiesto unicamente, essenzialmente, va bene, di aprirci e di accogliere. Questa è la dimensione del Vangelo, questa è la dimensione di Papa Francesco, che proprio in questi giorni nei confronti di Papa Francesco viene anche concretamente lanciato veramente direi un attacco formidabile al suo magistero. Ma tutto questo sappiamo benissimo che il Vangelo va sempre controcorrente, e proprio Papa Francesco ci educa a non essere conformisti ma a vivere la grande rivoluzione interiore del Vangelo, che è la rivoluzione di vedere nel volto di ogni uomo il volto di Dio.